di Piazza Maggiore in una serata ricca di immagini e ospiti che ci hanno fatto entrare nel vivo di una piazza che prima di tutto è palcoscenico di eventi e culla di ricordi. Qual è il ruolo della piazza oggi? Beh, il ruolo della piazza oggi è un momento di incontro, un momento di socializzazione e soprattutto uno se ne accorge dopo. Dopo è il luogo dove uno ha provato tutte le più grandi emozioni, ha visto i grandi concerti, i funerali che ci sono stati ed è il momento da cui si dirama tutto, quindi diciamo che è uno snodo in ogni caso fondamentale nella vita di ciascuno, sia di chi abita a Bologna, sia di chi viene come turista, sia soprattutto degli studenti. Penso che per tutti i bolognesi sia in qualche modo il centro e il cuore della città, non tanto fisico ma quanto forse anche di affezione. Si affacciano tutti i principali monumenti e i principali palazzi legati anche alla storia recente e passata, e quindi credo che sia il luogo della memoria, della partecipazione e del riconoscerci cittadini. Basta vedere anche quello che stiamo facendo, che faremo questa sera. È un posto dove le persone si incontrano, direi. A volte si viene qua anche solo per guardare il cielo, per guardare i monumenti, soprattutto per incontrarsi. Oggi incontriamo i nostri antenati, incontriamo i bolognesi di 3.000, 2.000, 1.000 anni fa del secolo scorso, e incontrarli un po', incontrare se stessi, un po' incontrare il proprio volto e capire di avere una storia che continua nel presente. Continuiamo a incontrarci qui, continuiamo a fare festa, continuiamo a vivere, è il posto dove cui ci si può riconoscere come bolognesi, direi. Piazza Maggiore, come è sempre stata, è il cuore della città. Qua succedono tutte le cose più importanti. Tutto quello che è importante succede di solito in piazza. È il suo ruolo, è nata per questo, proprio per dare voce alla vita della città, a tutti i suoi avvenimenti, e quindi ancora oggi credo che abbia una centralità importante. Basta girarsi e lo scopriamo subito. La piazza da secoli è un grande palcoscenico. D'altronde io, che lavoro al Museo della Musica, veniamo questa sera dopo il concerto dello Stato Sociale che c'è stato ieri sera. Quindi sì, da 1.000 anni a questa parte la piazza è il palcoscenico delle grandi feste popolari, dei grandi pali, delle grandi celebrazioni, delle grandi celebrazioni di popolo. Io direi che è stata ed è sempre il luogo centrale della nostra città, cioè se c'è una città che vive la piazza come luogo centrale è veramente Bologna, con la sua Piazza Maggiore. Promuovere Bologna Card Musei abbiamo visto che è stato scelto un giovanissimo youtuber. Questa scelta, unita a iniziative come quella di questa sera, può portare secondo lei i giovani a vivere con maggiore consapevolezza e curiosità la propria città? Credo proprio di sì, abbiamo fatto un investimento importante di pensiero, di collaborazione fra tutte le istituzioni per riempire questa piazza di contenuti e raccontare il valore del patrimonio dei musei civici, della nostra cineteca, delle biblioteche, dei nostri teatri. Luis Sala ci ha dato una mano nel promuovere la Card Musei, che è uno strumento di accesso e di promozione verso i residenti e i cittadini bolognesi per il loro patrimonio.